bellezze, Cinesate senza sosta. Allora, iniziamo subito con alcuni pacchetti che già ho visto. Purtroppo sono tornata ieri a Napoli. Mia madre gli ho chiesto di aprire i pacchetti, alcuni sono uno sfarascio, altri non riesco a capire quando sono arrivati, quindi ve li mostro random. Allora, sono arrivati, questo, sono arrivati, quanti ne siete? È arrivato questo che è un charm per il Pandora e appunto ha questi cuoricini qui. Non so come mostrarvelo. Ok, carinissimo. Ed è appunto uno di quegli intrecci carini. E poi c'è questa qui, che è un charm a Biancaneve. Questo perché? Perché mia figlia, il primo vestito di carnevale, quindi questo febbraio qui che è passato, perché lei è nata a dicembre, per chi mi segue su Instagram lo sa, l'ho vestita a Biancaneve. E mi pare che pubblicano anche una foto su internet. Mi pare di sì. Comunque nel caso ve la pubblico poi se volete. E quindi ho preso questo qui. Poi questa qui è una maschera all'aloe vera che volevo provare in quanto sono ritornata in piscina a mare, quindi era tantissimo tempo che andavo in vacanza e voglio nutrire un po' la pelle in quanto sento che comunque si sta seccando ancora di più. Io tendenzialmente l'ho grassa, lucida, adesso però si sta seccando in piscina e quindi volevo assolutamente una cosa idratante. Questa è una delle tante che comunque devo provare. La proveremo insieme se vi fa piacere. Non ricordo i prezzi, comunque sì, è sempre lo stesso AliExpress, quindi vedete un po' là. Questo è vuoto, quindi non so che fine abbia fatto. Questo mia madre l'ha aperto e l'ho fuori, quindi sto bene, insieme a voi quello che c'è. Ok. Questo qui è un portaciuccio. Un portaciuccio perché? Perché praticamente mia figlia si mangia i ciucci, no scherzo. Le cordine dei ciucciotti la fa nera, cioè se la stacca sempre. È un continuo comprare cordoncini per i ciucciotti, quindi questo penso che sia il quinto o il sesto. Calcolate che lei ha da poco fatto 6 mesi, quindi è esagerato. Questo è molto forte, il fatto mi piace. Allora è forte, è in tessuto, forse le ciappette qua non mi piacciono tantissimo, perché sono di queste qua in plastica. Però è un bel rosa a puntini rossi, carina, però questa qui devo essere sincera, mi piace abbastanza perché è bello resistente qua. Si chiude bene. Poi ok, cos'è un pacchetto? Cos'è? Ah, ok. Questi qua. Ah, ma sono orecchini. Dalla foto pensavo sì, perché mia madre non capisce. Cioè, chiede a mia madre di aprire i pacchetti. Mia madre apre il pacchetto e mi invia la foto e Nishba. Cioè, dice quando vieni tu, lo vieni tu. E pensavo che fossero orecchini per il naso, di aver sbagliato, perché dalla foto non rendiva bene le basi. Questi qua. Ma sono carinissimi, sono piccoli, ma sono in plastica. Oddio, è plastica. Raga, è plastica. Cioè, non c'è la base di ferro. Vabbè. Ce ne sono, non so quanti ce ne sono qua dentro. La confezione fa un po' di schifo. Ma penso che se lo fai le vostre che me l'ha mancata. Ce ne sono quanti? 50? No, non penso. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 40 ce ne sono. E sono neri, marroncini, argento, verdi, blu e rosa. Non sono malvagi, anche rossi. Carini, niente male. Non ricordo il prezzo, ma sotto i 2 euro tipo. Vi metto qua, si vedete, mamma. Ah, ok, sì. Questo era l'acquisto che più aspettavo. Ed è appunto il ciucciotto per mettere dentro la frutta. Mia figlia ama la frutta. E questo qua era un'idea ottima, secondo me. Perché lei adora la frutta, la mangerebbe ogni dì. Cioè, no, ogni dì, ogni minuto. Perché ogni di là già. Ok, qua si mette la frutta, si chiude. Queste qua potete sceglierla voi su internet, se la S, la
L o la M? A me pare di aver preso la S, ma non vorrei sbagliare. Non c'è nient'altro, no? No, c'è anche qualche altra cosa. Cos'è qua? Ah, c'è un ricambio. Ma stavo buttando il ricambio, ragazzi. Aspettate, devo dire un attimo. No, non mi dice. Non mi dice taglia. Quindi abbiamo questa qua. Ah, questa è una M. Adesso vediamo un attimo il confronto. Se questa è una M, se è più piccola è una S, se è più grande è una L. Sei identica, sono due M. Ok, è una M. È una M, c'è un ricambio. Haha, yes! È carina come idea. Ne devo prendere un altro perché appunto andando sopra e tra su e giù preferisco averne uno di ricambio, anche se comunque sono cose che è vero sono comprate su internet ma le sterilizzo sempre. Poi parliamoci francamente, alcune cose sono medicine anche in negozio, quindi non è che ci dobbiamo spaventare più di tanto ormai. Poi cos'è? Ok, due fasce, queste le ho ricomprate, è il secondo paio che compro. Dico paio perché sono quelle fasce che si apre. Sono quelle fasce mamma e figlia uguale. Questo è per la bimba, me l'hanno regolate, quindi si apre qua, e questo è per la mamma. Questa fantasia qua è così, mentre l'altra che già ho è sul blu, mi pare molto molto carine. Le rimetto queste qua in confezione perché non voglio perdere una e l'altra e viceversa. Finito? No, che si è fatto. Ok. Penso di sì, che questo è l'ultimo. Ah, ok. Orecchini. Sì, non so perché, io potrei anche farmeli in casa, visto che comunque ho ancora perline, perlozze e quant'altro, ma non ho tempo. Ve li apro. Ok. Carini. Muy carini. Aspettate, che qua. Allora, sono 24 orecchini, oro, perle bianche, cuoricini, diamantini, 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 triangoli, sticosi, non so cos'è, perle satinate, oro. Perle bianche, diamantini, oro e perle oro lucide. Alcuni piacciono tantissimo, altri no. Allora, tipo, questa fila qua per me è abolita, la seconda. Della prima mi piacciono tutte, dell'ultima mi piacciono, della penultima mi piacciono tutti, dell'ultima solo. La prima e il secondo, sì, se capite, a me il blantozzo non mi piacciono praticamente. Li metto qui dentro altrimenti perdo i caspitini dietro e sinceramente non ricordo dove ho messo i pacchi dei miei, quindi li metto qua. Ok, poi ok, questo qua, questo qui è il mostro così, però poi vorrei provarlo e fare un video magari, perché non ho ancora ben capito come funzioni. L'ho provato, questa è l'unica cosa che ho provato e non è che mi sconfiggeri più di tanto, quindi vi farò sapere, magari vi farò anche un video. Non c'entra più niente con l'inquadratura. Poi altro pacchettino, questi qua sì, li ho ordinati e sono dei classici bigodini, quelli morbidi che dovete formare voi, quindi non preformati. Ho preso due pacchi rosa e gialli, all'interno ci sono 2, 4, 6, 10 pezzi, quindi 20 in totale. Metto qua, sì, si vedono, ok. Poi, boom, pacchettino, ancora, ok. Questo qua l'ho preso per me e per una mia amica, che lei ha il Pandora. Ed è appunto un ciondolo con scritto Forever Friend ed è un cuoricino carinissimo, mi piace
tantissimo e sono due. Questo qua invece è un cuore normale, normalissimo. Perché vedi sto mostrando la cava di cacchio? Ecco qua. Molto carino. È tipo, avete mai visto Maleficent? Quindi le ali, queste cose qui? Così. Poi, ok, è arrivato finalmente il momento. È il tuo turno. Tocca a te. Intanto devo controllare più che ti do perché ho paura che mettendoli l'uno dentro l'altro mia madre avrebbe fatto il guaio. Comunque, bando alle ciance, io penso che questo non mi va. L'ho preso troppo piccolo. È un simil Pandora, ragazze. Adesso proviamo. Non che lo volevo largo, ma nemmeno tanto stretto. Come si apre? Ah, mi sono uccisa. È forte la chiusura qua. Aspettate un secondo. Ok. Come si apre? Oddio, non si apre. Ah sì, ecco qua. Ok. Mi andrà? Quella mi va un po' stretto. Un po' stretto, ma mi va. E quindi questo qua è il Pandora che dopo vado a comporre. Poi, vuoto. Bustina. Ah, ok. Questo qua è una collana. Carinissima. Pensavo fosse rotta inizialmente, poi alla fine ho capito. Praticamente, qua c'è la chiusura che potete regolare voi. E sotto, come vedete, è aperto. Questo perché? Perché voi la mettete al collo, inserite la stella all'interno della luna, la stella che è un po' più lungo come lato va nella luna e sul collo, cioè sulle coltie, viene una cosa di questo genere qua, come vedete. Ma questi qui, wow. Diventerò anche oro. Sono molto carini, allora non le apro, aspettate perché non so come filarli. Ci sono varie forme di cerchio, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 paia, molto carini, bellissimi, non pesano nemmeno tantissimo e sono belli resistenti, carinissimi. Poi, altra bustina, sono questi qua, che sono tre braccialetti, che ho preso sempre perché è una cosa tra me e due mie amiche. Gli apro uno così lo faccio vedere. Aspettate che cerco di aprirlo. Ok, e via, questo semplicissimo braccialetto nulla di che, con l'ancora molto carino sul marroncino, diciamo, anche se non è il colore che propriamente piace a tutti e tre, però ci siamo, cioè a me piace, abbiamo visto, quindi è carino. Poi durerà un'eternità, non lo so, non si sa. Altro pacchettino, questo è un alluminio mustolato, devo anche perderlo, ed è sempre un charms per il simil Pandora che non so nemmeno come mostrarvi. È come vedete un elefantino, ecco, così così si vede. Carinissimo. Poi, qui non c'è niente. Ah, ok. Questo qua che è un portatessere, in quanto io ho il portafoglio pieno di tessere, è vuoto, ma c'è un sacco di carte fedeltà e quant'altro. Mi scoccia ogni volta di aprire il portafoglio che è gigante. Ed è la vecchia Filofax, quella lì che vi fece anche il video. E quindi ho preso questo qui che è morbido, quindi si adatta facilmente in borsa anche se si piega o quant'altro. Ha la chapette e ha le bustine, non so quante bustine sono, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 2, 24 c'è dentro. Ma voglio, penso che ce ne sia anche un altro. Questo qua. Ah, è finito. Il video è più breve della storia, non scherzo. Ho preso questo qui, che
è un giocattolino per mia figlia ed è un music phone collect team hall. Allora, andiamo ad aprirlo. Posso un attimo queste cose, altrimenti faccio un macello. Pile e un giravite. Vado alla ricerca delle pile e del giravite, tra poco. Nulla, ragazze, non posso farvi vedere il funzionamento perché non ho le pile, devo comprarle, quindi niente. Casomai farò un pezzettino su Instagram, quindi mi raccomando, seguitemi anche lì. Questo video davvero è durato pochissimo. Io spero di avervi tenuto comunque compagnia. Vi ringrazio e alla prossima. Ciao bellezze!